Poi, come ho dichiarato poc'anzi, disse: io sono troppo bravo a scrivere versi, cioè basta, è ora che io smetta. E infatti, questo spaccato stupefacente della Pietroburgo, siamo in guerra civile, no? Quindi spesso avevano bisogno di assoldare anche una soldataglia che veniva dalle carceri, no? Ed erano riconosciuti dal fatto che avevano sul petto un asse di quadri, no? Erano dei fuoriusciti e andavano in trappello a perlustrare la città per vedere se qualcuno usciva dalle città. Insomma, come si chiama? Il coprifuoco, no? E c'è tutta una storia dietro questo coprifuoco di questi 12, si chiama I 12, questo poemetto, se vi capite, è edito da Einaudi, no? È un poemetto che è una vera sceneggiatura, no? Cioè, in effetti, la traduzione in italiano è stata fatta invece in rima baciata, no? È stato difficilissimo, però, quando è stata proposta, in poche pagine, durava 10 minuti, no? È incredibile come lui abbia saputo straordinariamente, con versi proprio subliminali, estremamente sintetici, far lirica, far poesia, far cronaca, far sceneggiatura. Una cosa straordinaria, Alexander Bloch. Aveva ragione, meglio che smetti. Si chiama I 12, ve la dedico volentieri, poi facciamo il gran finale, va bene? Ditemi, vabbè, se... Grazie. Perché veramente dura 3 ore, cioè, io non posso fare la cosa detta, ma se facciamo... perché bene, bene, sarebbe Calasciò, in realtà è un'epopea, no? È tutto basato sulla presa del palazzo d'inverno, no? Sapete la rivoluzione d'ottobre? È tutto proprio le scalinate, i piatti, dove Iesem ci ha fatto il film, e Eisenstein ci ha fatto il film. Quindi, straordinariamente, una sceneggiatura straordinaria. Siamo a Pietroburgo d'inverno e Alexander Bloch esordisce in questo modo. Cupa sera, neve bianca, la bufera, i viandanti abbatte spianca la bufera sulla terra intera, turbina il vento, e i bianchi fiocchi a barbaglia gli occhi, ghiaccio, 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 un uomo sui ginocchi casca, poveraccio, da un muro a un portone una fune si stende, sulla fune un telone, tutti i poteri alla costituente, una vecchina non sa che vuol dire, né lo potrà mai capire. Perché tanti garbelli? Meglio farne stracci che su scalzi, i nostri monelli sono nudi, i nostri ragazzi. La vecchina come una gallina razzola nella neve profonda. Benedetta Madonna, i bolscevichi mi mandano alla tomba. Vento e argento vivo, un borghese nel cadriglio ficca il naso nel colletto. Capelli lunghi, mani in croce, un tale dice a bassa voce: la Russia muore. Renneroghi! Deve essere certamente un oratore. Un letterato. Ed ecco sul nevaio un pope nel suo mantello. Non ti senti più gaio? Rispondimi, fratello, forse ricordi sempre quando senza lavoro ti splendeva sul ventre il crocifisso d'oro. Una donna impellicciata, verso un'amica sepoltata. Ho tanto pianto, pianto tanto. E sdrucciolata. Sei tutta spamparata, Gesù, tirami su, allegro vento, freddo e spezzante, gioca contento con i viandanti, porta in antenne sopra i cartelli, tutta la gente. Non ti potere la costituente! Lega anche parole a Brandelli. Anche noi lassù, in qualche stanza, disputammo, deliberammo, 10 per 1 a 20 a nottata. E la tariffa obbligata. Andiamo. Buio profondo, strada deserta, un vagabondo nella tempesta. Vagabondo, vieni qua. Abbracciamoci. Pane! Chi va là? Vieni qua! L'odio, l'odio nero, l'odio fiero, bollo in cuore, l'odio santo. Stai in guardia, compagno, stai in guardia, stai!